cenone e pranzo di Natale. La crisi riduce la spesa. Tra i banchi del mercato di Carboni i cittadini tirano la cinghia ma non rinunciano alle tradizioni. Alcoa Natale al presidio dopo le lettere di licenziamento. Gli operai continuano la lotta anche nei giorni di festa. Stanotte la cena dentro la tenda allestita davanti allo stabilimento. Carbo Sulcis, 110 pensionamenti nel 2015. Parte il piano di dismissione della miniera di Nuraci Figus. Dal 1927 realizzano in casa un presepe. Le sorelle Gambella di Carbonia portano avanti un'antica tradizione di famiglia. Benvenuti nel telegiornale di Canale 40, cenone della vigilia e pranzo di Natale. La crisi economica costringe a diminuire le spese, ma alla fine alla tradizione non si rinuncia. Questa mattina siamo andati al mercato civico di Carbonia dove abbiamo raccolto alcune interviste. Sentiamo. Cosa comprerà quest'anno per il cenone e il pranzo? Poca roba, soldi non ce ne sono, ce li ha fregati lo Stato e i soldi non bastano. Tutto lì. Cose, ma mi sa che non faccio in tempo, niente. Quindi diminuirà la spesa e quindi... Sì. Proprio stretto necessario, perché non fa. Stiamo sempre pagando bollette, arrivano più quelle che altre. Ascolti, i prezzi dei pesci come sono quest'anno? Abbastanza stabili, non è stato aumentato niente. Li abbiamo colpi come erano la settimana scorsa, sono anche oggi a 9 euro, ecco, diciamo. Ma cosa si vende in una giornata come oggi, maggiormente? Maggiormente, ma oggi non è una giornata particolarmente, come dire... Ma si sta vendendo poco, stiamo vendendo un po' gamberi, scampi, quella roba lì li abbiamo venduti. Un po' di calamari, seppie, poi pesci, poco e niente. I clienti contengono le spese quest'anno rispetto agli anni scorsi? No, siamo veramente giù rispetto agli anni scorsi, sempre meno. Cosa ha acquistato lei oggi? Oggi soltanto pesce. Un po' di vongole e poi ho preso sogliole e basta. E i prezzi sono aumentati rispetto allo scorso anno? No. Buongiorno signora, che cosa preparerà per il cenone di Natale e il pranzo di Natale? La pesce. Ascolti, ma la crisi economica influisce sul pranzo? Mera. Sì. Sì. Perché? A che ne senso traballare, da tengo se filo su e non lo intendo, manco uno che tiene il posto, uno va su muratori e muovo, un altro va su valegname e su proprio, tutto su, una è a villa e castiende, tre femmine anziane sono in carbone. E che cosa preparerà stanotte? Prima la salute, perché quando la salute è l'unione, quando c'è quella si aggiustano come può, come eravamo antichi. C'ho 86 anni io. Ascolti, cosa sta vendendo maggiormente oggi? Ma oggi si è riscontrata una vendita per lo più di cozze, frutti di mare in genere, e gamberi e scampi che vanno per la maggiore. Per quanto riguarda il resto... C'è una fase di rallentamento per via della crisi, per via di una congiuntura economica che qua nel Basso Sulcis fa spavento, ma questo lo sappiamo già. Infatti le quantità che noi abbiamo ritenuto opportuno portare sono ben al di sotto rispetto a quello che in paragone potevamo fare 10 anni fa. Ci stiamo muovendo navigando a vista. Signora, che cosa preparerà stanotte per il cenone e domani per Natale? Oggi pesce. Sì, pasta con il ricci e un fritto misto. Ma la crisi economica quanto influisce su? Molto, abbastanza diciamo, sì. Proprio una cosettina stretta. Ascolti, ma allora l'agnello quest'anno per Natale va, si vende? Sì, si vende normalmente, è un piatto natalizio, di conseguenza si vende tranquillamente, non è che sia, nonostante c'è la crisi, al limite chi ne deve comprare uno ne comprerà metà perché non ha possibilità di spendita, però non ci rinuncia lo stesso, non è che sia, vorrebbe comprarne magari uno anche, però le condizioni non lo permettono assolutamente, però piano piano riusciamo a venderli lo stesso,
e riusciamo a contentare il cliente. Signora, cosa preparerà stanotte per il cenone e domani a pranzo? Tutto pesce stasera, sì. La crisi economica influisce su questo? Abbastanza, moltissimo, purtroppo. Ha ridotto qualcosa rispetto agli anni scorsi? Beh, ridotto, diciamo sì, i regali di Natale. Dopo 250 giorni gli operai sono ancora davanti alla fabbrica di Portovesme e sarà un Natale al presidio El Coa con l'amaro in bocca perché da alcuni giorni i lavoratori hanno ricevuto le lettere di licenziamento. Manolo Muredu questa mattina ha raccolto tra i lavoratori preoccupazioni e speranze. Sentiamo. Siamo al presidio El Coa il giorno della vigilia di Natale. Anche oggi i lavoratori sono qui, hanno abbandonato le proprie famiglie a casa per manifestare i propri diritti, il diritto al lavoro. Ci mancherebbe altro, certo. Rimariamo qua, la vigilia di Natale, domani, dopodomani, le feste le facciamo qua. Abbiamo già organizzato i turni, come stiamo facendo ormai da maggio. Siamo abbastanza preoccupati, dal 31 di dicembre, dal 1 gennaio siamo tutti licenziati, non dimentichiamoci che in questi giorni oltre 1.100-1.200 persone si sono iscritte alle liste di mobilità, quindi questa è una bella botta per il territorio. Noi stiamo qua, salutiamo a tutti quanti, un augurio a tutti, chi vuole venire a trovarci e a portarci la propria solidarietà ci fa molto piacere. Come festeggerete questi giorni, se si può utilizzare il termine festeggiare? Ma diciamo che non è che ci sia tanto da festeggiare, siamo qua, ci organizziamo, anche noi come abbiamo sempre fatto, ci mettiamo la nostra quota, ci autotassiamo per comprarci quello che si mangia a pranzo e a cena e via, questa è la nostra organizzazione. Poi certo, Santo Natale è sempre Santo Natale, quindi lo festeggeremo anche noi, ma sempre con l'amaro in bocca perché lo stiamo festeggiando da licenziati. Cosa ha detto la tua famiglia in questi giorni? Che questi giorni li devo dedicare ancora al presidio fino a quando non finivamo questa lotta, quindi ci potevo essere a casa e non ci potevo essere. Quindi sto con i miei amici, anche accanto alla famiglia, beh, naturalmente, ci mancherebbe anche altro, però bisogna stare un po' con la famiglia e un po' al presidio, diciamo, per continuare la nostra lotta. Un Natale particolare, un Natale con la vostra nuova famiglia, i colleghi che da oltre 250 giorni manifestano qui di fronte alla fabbrica. Ma sì, sicuramente è una cosa piacevole perché sei sempre con i colleghi, anche se sei 2 anni in castigazione e poi vai al licenziamento. I colleghi ormai si è diventata una famiglia qua al presidio, si fanno anche le feste, copriamo tutte le feste natalizie, se c'è bisogno anche quelle pasquali, si va avanti, la lotta continua. Il bello è che c'è sempre il gruppo unito, si cerca sempre di restare uniti, di coprire i turni, anche sapendo che ci sono le famiglie in casa, che festeggiare il Natale fuori non è sempre bello, avendo anche figli piccoli, io sono di quelli che ho una bambina di 10 mesi, rimanere qua al presidio senza rimanere con la famiglia non è bello, però si fa per il sacrificio, per il lavoro e per il futuro, soprattutto dei nostri figli. Franco Bardi, segretario confederale della CGIL, se oggi si potesse scegliere un film per intitolare questo Natale, potremmo chiamarlo Natale al presidio. Potrebbe essere una battuta questa, invece purtroppo è realtà. Ed è una realtà amara che tutti noi ci auguriamo che sia davvero il primo e l'ultimo Natale che trascorreranno qua i lavoratori e tutto l'intero territorio, augurandoci davvero che subito dopo il Natale ci sia la svolta per questo stabilimento e per questo territorio, visto anche le ultime dichiarazioni, ma noi aspettiamo atti concreti per poter davvero esprimere un giudizio in merito. Oltre 250 giorni di lotta, ormai questo presidio è diventato una grande famiglia per tutti i lavoratori che hanno abbandonato le loro rispettive famiglie per stare qui. In questi giorni cosa si prova a stare qui lasciando le famiglie a casa? Beh, si prova quel senso di famiglia che si è trasferito qua dentro una tenda, dentro un accampamento a vigilanza dello stabilimento, per cui ognuno di noi ha trasferito parte di se stesso qua dentro privandola la propria famiglia, ma io sono convinto che questo è un investimento che porterà tutti a trovare nuovamente all'interno della nostra famiglia quel clima di serenità di cui da troppo tempo manca.
piano di dismissione della Carbus Ulcis, ieri intesa raggiunta tra azienda e sindacati per i pensionamenti che potrebbero partire già dal 1 gennaio. Il servizio. Al via il piano di dismissione della Carbus Ulcis già approvato dall'Unione Europea. La Regione ha stanziato 7 milioni di euro per l'incentivo all'esodo. Ieri i vertici aziendali e la rappresentanza sindacale unitaria hanno firmato il verbale di accordo per l'esodo dei minatori. Già dal 1 gennaio, chi ha maturato gli ultimi due anni i requisiti, andrà in pensione. Nel corso del 2015 saranno complessivamente 110 dipendenti che si ritireranno da lavoro. Rimane ancora un altro aspetto che deve essere affrontato e che preoccupa i sindacati, la mobilità. Il piano di dismissione della miniera di carbone di Nuraj-i Figus prevede un rallentamento della produzione da qui al 2018. Dopo si passerà ad un'altra fase, la messa in sicurezza della miniera, che dovrebbe poi concludersi nel 2027. Cosa diventerà poi la miniera di Nuraj-i Figus non è ancora chiaro, ma ci sono in ballo diversi progetti di riconversione. Lavoro 2.200 tirocini per il progetto Garanzia Giovani. La Regione garantisce più risorse per soddisfare tutte le richieste. Il servizio. Salgono a 2.220 le domande finanziate dall'assessorato del lavoro per i tirocini inseriti all'interno di Garanzia Giovani. Lo comunica l'assessore Virginia Mura evidenziando l'impegno finanziario messo in campo per soddisfare le richieste provenienti da tutto il territorio regionale. Sul sito sardegnatirocini.it è disponibile l'elenco degli assegnatari dei primi voucher per i tirocini inseriti nel programma Garanzia Giovani, gestito dall'Agenzia Regionale per il Lavoro. Si tratta di una prima misura alla quale seguiranno altre nei prossimi mesi, che riguardano 2.200 giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Le risorse finanziarie per questi primi voucher ammontano quasi a 7 milioni di euro. La predisposizione dei progetti di tirocinio, insieme alle aziende che ospiteranno gli oltre 2.000 giovani, potrà iniziare dal prossimo 7 gennaio 2015. Il tirocinio, come previsto dalla misura, non costituisce rapporto di lavoro, ma è un'esperienza pratica in affiancamento a un tutor all'interno del luogo di lavoro. Si tratta di un'opportunità per i tirocinanti di acquisire competenze tecniche e conoscenze specifiche, tali da agevolare l'ingresso e il reingresso nel mercato del lavoro, ma è anche un'occasione per le aziende per individuare personale da formare secondo le proprie esigenze organizzative. Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi e l'orario previsto è di 32 ore settimanali. Ogni tirocinante avrà a disposizione un voucher mensile lordo di 470 euro per 6 mesi. Garanzia Giovani, afferma l'assessore del lavoro Virginia Mura, è un'occasione importante per i giovani in cerca di lavoro e rappresenta una grande opportunità anche per le imprese. Innalzare i livelli qualitativi di almeno l'80% degli edifici scolastici sardi con architetture di qualità ed interventi di manutenzione. È quanto si propone il progetto Iscola, che dallo scorso marzo ha già investito oltre 13 milioni di euro, dando soddisfazione alle richieste pervenute da parte di 223 scuole e che è tornato ieri all'ordine del giorno della Giunta regionale. Scuole del nuovo millennio e interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata sono gli assi di cui sono stati approvati gli atti di indirizzo, che prevedono riqualificazione degli edifici esistenti, realizzazione di nuove scuole, interventi che trasformino le scuole in luoghi più confortevoli e sicuri, oltre al proseguimento del programma di manutenzione straordinaria. Il Comune di Porto Scuso rende noto che intende conferire, mediante procedura negoziata, l'appalto dei lavori dei piani di disinquinamento per il risanamento del Sulcis Iglesiente. Si tratta di lavori di bonifica del piazzale Samim, realizzazione di un'area verde sita tra via Nuoro e via Napoli. L'importo complessivo dell'appalto è di 76.000 euro. Le domande per partecipare alla procedura scadono il 7 gennaio del 2015. Domenica 28 dicembre alle 10.30 in via Uristano ad Iglesias, la Scuola Civica d'Arte Contemporanea presenta i suoi primi 6 mesi di attività. Per l'occasione è stata allestita una mostra presentazione dei progetti degli studenti del corso
1.1, realizzati durante il laboratorio d'arte pubblica e sociale. Dal 1927 si realizza nella loro casa un grande presepe ricco di particolari. Le sorelle Gambella di Carbonia rinnovano questa tradizione di famiglia e ci raccontano come allestiscono la rappresentazione della nascita di Gesù. Manolo Mureddu. Siamo in compagnia delle sorelle Gambella, voi siete le proprietarie del presepe più antico di Carbonia, addirittura dal 1927 esiste questo presepe che è una vera e propria opera d'arte. Vostro padre Pietro iniziò la costruzione nel 1927. Sì, il mio padre ha iniziato a realizzare il presepe già nel suo terra d'origine, cioè a Tiesi, in provincia di Sassari. Poi una volta che è venuto a Carbonia, ha portato tutte le statue, e allora noi da bambini abbiamo sempre fatto il presepe. E ci è piaciuto sempre modificarlo, realizzarlo, crearlo. Quindi abbiamo cercato di realizzare sempre il presepe seguendo l'originale, cioè le statue in gesso, materiali sempre naturali, muschio, sughero, tutto ciò che la natura ci dava. Eppure vedo una dovizia e cura dei particolari veramente, veramente impressionante. Sì, questo lo cura sempre mia sorella, che è lei che crea gli ambienti, e noi naturalmente collaboriamo perché tutto venga nel modo migliore. Una passione quindi che è stata trasmessa. E tutti gli anni, se non rifacciamo il presepe e impieghiamo quei 20-30 giorni per realizzarlo, non, per noi non è Natale. Che è rivolto questo presepe? Arrivano anche dei visitatori? Sì, molti. Noi non abbiamo fatto mai pubblicità, ma la gente lo sa, viene volentieri a vederlo e noi siamo contenti che vengano a vederlo, perché oltre insomma la passione c'è anche la spiritualità del presepe. E parliamo ancora di presepi. Nella fontana romana di Sant'Antioco è stato allestito un grande presepe con le sculture realizzate dall'artista della cittadina lagunare Gianni Salidu. Il presepe è stato organizzato dall'associazione Sant'Antioco a Braccia al Mare e dall'associazione BPM 2000. E sarà visitabile fino al 26 dicembre. Le sculture sono tutte in legno, tranne quella di Gesù Bambino, che si presenta in pietra per dare più risalto alla sua figura. È la prima volta che nella fontana viene realizzata un'esposizione per valorizzare il monumento molto antico. Prende il via domani a Carbonia la 12ª edizione della rassegna Gospel Explosion. The Harlem Messengers, uno dei cori gospel tra i più importanti del panorama artistico internazionale. L'appuntamento è alle 21 sul palco del Teatro Centrale. La rassegna, dedicata alla musica di ispirazione religiosa, si concluderà il 28 dicembre dopo aver toccato diversi centri della Sardegna. Il 26 gli interpreti della musica sacro afroamericana saranno a Sestu il 27 ad Iglesias nella chiesa di San Pio X. La rassegna si avvale della direzione artistica di Gianni Melis ed è organizzata dall'associazione culturale Progetto Evoluzione. E con questo è tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo, poi a seguire la novena di Natale e il nostro telegiornale in lingua sarda Noas in Curso. Vi ringrazio per averci seguito, buona vigilia e buon Natale a tutti voi dalla redazione di Canale 40. La giornata di Natale nel Sulcis sarà caratterizzata da pioggia e schiarite. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità di 11 km orari. Possibili raffiche fino a 24 km orari. Temperature minime comprese tra i 5 e 11 gradi e massime comprese tra gli 11 e 14 gradi.